Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. La pace sia con voi. E con il tuo Spirito. Professore Bella, prego di ritrovarci qui in questa sera per ricordare il Santo Apostolo Pietro e Paolo, ma anche per fare memoria del nostro beato, Don Francesco Mottola. E vorrei anche invitare tutti a pregare in maniera particolare per il Papa, per la Chiesa e anche per il vostro pastore, che oggi fa l'anniversario della sua ordinazione del Papa, Don Ignazio. Grazie.
O Dio che alienti la tua Chiesa con la solennità dei Santi Pietro e Paolo, fa che la tua Chiesa segua sempre l'insegnamento degli Apostoli, dei quali ha ricevuto il primo annunzio della fede. Per il nostro Signore Gesù Cristo, Figlio di Dio, vive regno con te in unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen. Gli Atti degli Apostoli. In quel tempo il re Erode cominciò a perseguitare alcuni membri della Chiesa. Fece uccidere di spada Giacomo, fratello di Giovanni. Vedendo che ciò era gradito ai giudei, fece arrestare anche Pietro. Erano quelli i giorni degli asini. Lo fece catturare e lo gettò in carcere, consegnandolo in custodia a quattro picchetti di quattro soldati ciascuno, col proposito di farla comparire davanti al popolo dopo la Pasqua. Mentre Pietro dunque era tenuto in carcere, dalla chiesa saliva incessantemente a Dio una preghiera per lui. In quella notte, quando Erode stava per farlo comparire davanti al popolo, Pietro, piantonato da due soldati e legato con due catene, stava dormendo. Le sentinelle custodivano il carcere. Ed ecco, gli si presentò un angelo del Signore e una luce sfolgorò nella cella. Egli toccò il fianco di Pietro, lo destò e disse: alzati in fretta. E le catene gli caddero dalle mani. L'angelo gli disse: mettiti la cintura e legati i sandali. E così fece. L'angelo disse: metti il mantello e seguimi. Pietro uscì e prese a seguirlo, ma non si rendeva conto che era in realtà ciò che stava succedendo per opera dell'angelo. Credeva invece di avere una visione. Essi oltrepassarono il primo posto di guardia e il secondo e arrivarono alla porta di ferro che conduce in città. La porta si aprì da sé davanti a loro. Uscirono e percorsero una strada e a un tratto l'angelo si allontanò da lui. Pietro allora, rientrato in sé, disse: ora so veramente che il Signore ha mandato il suo angelo e mi ha strappato dalla mano di Erode e da tutto ciò che il popolo dei giudei si attendeva. Parola di Dio. Il Signore mi ha liberato da ogni paura. Benedirò il Signore in ogni tempo, sulla mia bocca sempre la sua gloria. Io mi glorio nel Signore, i poveri ascoltano e si rallegrano. Magnificate con me il Signore, esaltiamo insieme il suo nome. Ho cercato il Signore e mi ha risposto, ed ogni mia paura mi ha liberato. Guardate a Lui e sarete raggianti. I vostri volti non dovranno arrossire. Questo popolo grida e il Signore lo ascolta, lo salva da tutte le sue angosce. L'angelo del Signore si accampa attorno a quelli che lo temono e li libera. Gustate e vedete com'è buono il Signore, beato l'uomo che in Lui si rifugia. Dalla seconda lettera di San Paolo Apostolo a Timoteo. Figlio mio, io sto già per essere versato in offerta ed è giunto il momento che io lasci questa vita. Ho combattuto la buona battaglia, ho terminato la corsa, ho conservato la fede. Ora mi resta soltanto la corona di giustizia che il Signore, il giudice giusto, mi consegnerà in un giorno. Non solo a me, ma anche a tutti coloro che hanno atteso con amore la sua manifestazione. Il Signore però mi è stato vicino e mi ha dato forza, perché io potessi portare a compimento l'annuncio del Vangelo e tutte le genti lo ascoltassero. E così fu liberato dalla bocca del leone. Il Signore mi libererà da ogni male
e mi porterà in salvo nei cieli, nel suo regno. A lui la gloria nei secoli dei secoli. Amen. Parola di Dio. Festeggiare con solennità i santi Pietro e Paolo,
le due colonne della cristianità, ma in loro vogliamo celebrare la Chiesa nella sua unità di gerarchia e di popolo. Oggi però noi facciamo memoria, come dicevo, anche del martirio spirituale del nostro venerabile beato Don Francesco Mottola, essendo un martire di sangue, lo è stato nella sua volontaria immolazione quotidiana, come lui stesso scriveva il 6 aprile 1924, il giorno dopo essere stato ordinato sacerdote, scriveva così: una sola parola, Gesù, stamattina, ma vorrei dirtela con tutta l'anima mia, dedizione completa, io Signore, fare di me quello che meglio ti piacerà. Io ti amo, voglio essere sacerdote e vittima come te, seguirti al Calvario e poi dove vorrai. Cotanti è iniziato il suo martirio, non di sangue, ripeto, ma del cuore, fino all'ultimo giorno, il 29 giugno del 1969. Il coronavirus ha fatto anche questa vittima, c'è il delitto di proclamarlo ufficialmente beato, avremmo dovuto farlo il 30 di maggio, ma in realtà il riconoscimento c'era già dopo il decreto di Papa Francesco del 2 ottobre dell'anno scorso. E così, entrando nel culto riconosciuto dalla Chiesa, verso cui il suo amore è stato sempre viscerato. Parlando di sacerdoti si chiedeva quante cose urgono nella Chiesa. E la sua risposta: la nostra santificazione personale, la santificazione delle anime a noi affidate e tante altre cose. Non mettiamoci nelle mille quisquilie umane, che sono tante, e qualche volta ingombrano lo spirito, ma non fanno respirare, cosa fa sempre. Come era importante ed attuale questa sollecitazione anche per noi. Non vendiamoci nelle mille cose da fare mettendo all'angolo la vostra anima. I problemi sono tanti e non ci devono distrarre e scoraggiare neanche le delusioni e i contrasti della vita. E questo è il richiamo che ci viene dalla parola di Dio che abbiamo ascoltato. La prima lettura degli Atti degli Apostoli ci ha raccontato una delle prime persecuzioni subite dai cristiani, quella di Erode, che portò al martirio di San Giacomo e alla carcerazione di Pietro, come abbiamo sentito, poi miracolosamente liberato dall'angelo. È la prima delle persecuzioni che ancora oggi provocano martiri in questo nostro terzo mondo. Gesù ce l'aveva annunciato, che la fede in Lui ci avrebbe causato anche persecuzione e morte. Nella seconda lettura Paolo è Paolo ad essere protagonista, anche lui è perseguitato e si trova in prigione a Roma quando scrive al suo discepolo Timoteo aprendogli il cuore ed offrendogli come incoraggiamento la sua testimonianza di sofferenza. Io sto per essere versato in offerta ed è giunto il momento che io lasci questa vita. L'Apostolo consapevole che ormai è prossima la sua morte e si abbandona senza indugio nelle mani del Signore, che presto, come lui stesso ha detto, lo libererà da ogni male e mi porterà salvo nei cieli del suo regno. Non dobbiamo né meravigliarci né scoraggiarci allora davanti alle difficoltà che la vita ci riserva. Ieri come oggi il mondo non ci capisce e ci contrasta.
Pensiamo come è trattato Papa Francesco oggi, anche in ambiente che si ritiene cattolico. Tutto ci si consente, senza pudore, tutto ci è consentito. Poi non ne parliamo dei social, non so che se ne fa. Don Mottola non avrebbe mai consentito o giustificato un comportamento del genere, indipendentemente da tutto. Quanti cristiani vengono uccisi nel mondo solo perché cristiani? Questo fa capire che dobbiamo maturare una vera identità cristiana, che non dobbiamo puntare sui consensi volubili della gente. Oggi ci sono e domani cambiano. Il perno intorno a cui gira la nostra vita deve essere Gesù, che non ci abbandona e non ci lascia soli, ma non dobbiamo prendere. Chi dice la gente che io sia? Chiede Gesù ai suoi discepoli, come abbiamo ascoltato nel brano del Vangelo. Parrebbe una indebita curiosità quella di Gesù, come se a lui fosse mai interessata l'opinione della gente, o se nella sua opera si fosse mai lasciato condizionare dalle opinioni altrui. D'altra parte, dal Vangelo sappiamo come spesso Gesù abbia provocato e abbia provato a stuzzicare i discepoli con domande che potevano anche stare fuori posto. Gesù lo fa per aiutarli ad interiorizzare e coscientizzare l'esperienza straordinaria che stavano facendo con lui, al fine che non si limitassero all'apparenza delle cose. A Gesù, in altre parole, non interessa quello che la gente dice di lui, ma che i discepoli abbiano le idee chiare sul loro rapporto con lui. Non si tratta di lasciarsi trascinare dalle cose, di un vago andare indietro, ma di entrare sempre più a fondo dentro di lui, di cristificarsi per acquisire il suo stile di rapporto con il Padre e con la gente. Vi ho fatto questo perché anche voi facciate lo stesso. Ricordiamo, ripete Gesù dopo aver lavato i discepoli, i piedi dei discepoli. Con Gesù occorre essere ed agire oltre le apparenze. Quello che importa Gesù è che i discepoli non abbiano con lui lo stesso rapporto distaccato che ha la gente, che dice di andare indietro ma senza compromettersi. Chiede di più, chiede di personalizzare in ogni momento il suo stile. Su questa via si è caratterizzata la vita di Don Mottola, ed è per questo che ha capito e che ha accettato fino in fondo di salire con lui sul Calvario usque e sangue. Questo è il senso anche della risposta di Pietro alla domanda di Gesù: tu sei il Cristo, il Figlio di Dio. Questo intimo riconoscimento gli consente di focalizzare tutto se stesso sul Maestro e di entrare gradualmente nel ruolo che Gesù gli sta preparando. Tu sei Pietro e su questa pietra edificherò la mia chiesa. Il Pietro fu il primo Papa, ed oggi il Papa Francesco è succeduto nel ruolo di Pietro con la stessa forza e identità di allora. Non siamo noi ad assegnare il ruolo di pastore universale al Papa, ma gli deriva dall'essere il legittimo successore di Pietro. Sappiamo quale grande venerazione aveva Don Mottola per il Papa. Chiunque fosse, era il successore di Pietro, posto da Gesù a guida della sua Chiesa. E voi chi dite che io sia? E questa domanda rivolta da Gesù ai suoi discepoli, allora sentiamola rivolta a noi, questa sera. Cosa gli rispondiamo? Cosa ci dice il nostro cuore? In questo giorno speciale, allora, ricco di tanti significati che abbiamo ricordato, rinnoviamo la nostra fede in Gesù, nella Chiesa e nel Papa. E con Don Mottola, rivolti al cuore di Gesù, stiamo per concludere mese di giugno dedicato
al cuore di Gesù, conta molto nel mediano. Cuore di Gesù, vorrei fondermi con te, vorrei essere santo. O amore infinito di Gesù, fa che io mi metta nel fuoco eterno delle tue fiamme. Dammi la gioia e il tormento dell'amore tuo. Così sia. Credo in un solo Dio. Thank you.
Il pescatore di Galilea che costituì la
la prima comunità con i giusti di Israele, il maestro dottore che annunziò la salvezza a tutte le genti. Così con diversi doni hanno edificato l'unica chiesa e associati nella venerazione del popolo cristiano condividono la stessa corona di gloria. E noi insieme agli angeli e ai santi cantiamo senza fine l'inno della tua valore. Con Cristo e in Cristo. A te, Dio Padre onnipotente,
nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Guidate dallo Spirito di Gesù e illuminati dalla sapienza del Vangelo. Preghiamo insieme. Padre nostro, che sei in
San Paolo con la forza della sua parola
vi accompagnino come maestri e intercessori perché possiate giungere alla gloria eterna. Amen. E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo scenda su di voi e con voi rimanga sempre. Amen. Glorificate il Signore con la vostra vita, andate in pace. Thank you.